Mister, affrontare una squadra che ha appena cambiato allenatore toglie qualche punto di riferimento nella preparazione, anche se magari sicuramente lei sa come giocano le squadre di Nino Asta. Sì, vedendo un po' le squadre dell'anno scorso, sì, però la Pistoiese è una nuova squadra. L'unico, tra virgolette, l'unica pecca è che loro non hanno affrontato nessuna gara col mister Asta, quindi presumo. Quindi si va. Però abbiamo curato solamente i nostri aspetti, correggere un po' i nostri errori. Per la nostra crescita ci siamo concentrati più su noi stessi, perché poi alla fine è la cosa più importante. Si può dire che ci siano un po' di similitudini tra le due squadre, un certo tasso di esperienza loro, Luperini, Rovini, che hanno avuto esperienza in B, giocatori giovani di scuola Milan, quindi forte, un po' come voi insomma. Sì, sì, una squadra comunque nei nomi è una buonissima squadra, ben amalgamata per quanto riguarda sia gli over che gli under, hanno vissuto un momento di appannamento, però è una squadra con ottime qualità e con giocatori in grado di determinare la partita. Noi dobbiamo stare molto attenti, anche perché davanti al nuovo mister la prima partita, quindi ci tengono a far bene e noi dobbiamo partire subito forte, concentrati, perché è una partita che ci può dare anche una svolta, tra virgolette, e capire che campionato vogliamo fare. E noi dobbiamo, domani deve essere un test d'esperienza, proprio nel fatto perché non conoscendo tatticamente come giocano, dobbiamo essere subito pronti a capirlo durante la partita. Davanti come cambia senza Di Luca? No, cambia che giocherà un altro e spero che si faccia trovare pronto, perché comunque abbiamo dei giocatori che quando sono entrati hanno dato il loro contributo e chi giocherà si giocherà una chance importante, però senza ansia e senza dimostrarmi niente, perché quelli che abbiamo scelto, ripeto, sono dei giocatori che possono far bene. Quindi, mancando De Luca, sicuramente giocherà un altro giocatore che spero possa far bene. Cambia l'interprete, non cambia però l'assetto tattico, identità, perché mi sembra collaudato ormai. Sì, 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 no, è collaudato e quindi bisogna mai cambiare quando una squadra sta assumendo un'identità ben precisa e ha delle sicurezze. Quindi abbiamo cambiato durante l'anno 3-4-2-1, 4-3-3, adesso ci siamo messi 3-5-2, la squadra sta facendo bene, sta dando continuità dei risultati. Dobbiamo migliorare, come ho detto ai ragazzi, un po' nella malizia, soprattutto se incontriamo una squadra come Gozzano che provoca tutta la partita, che comunque mette a disposizione le proprie armi. Noi non dobbiamo cadere nell'errore di farci provocare o cadere nella tentazione, perché secondo me se avessimo affrontato tutta la partita in 11 sicuramente avevamo buone possibilità per portarla avanti e per portare i 3 punti a casa, anche perché in 10 l'abbiamo dimostrato dopo il pareggio che volevamo vincere la partita. E quindi questi sono dei piccoli errori di crescita, ma che non ci possiamo permettere, perché poi con Gozzano all'89esimo la potevi anche perdere. E squadra al completo, al di là degli infortunati che già si conoscono, dico, ci sono tutto a posto, nel senso? Sì, tutto a posto, dai, tutto a posto. Adesso ci siamo un po' allenati per contagocce, per via del tempo, per via della tanta pioggia, però abbiamo un centro sportivo importante, quindi abbiamo avuto la possibilità di allenarci, però con i campi pesanti, dato che tanti giocatori hanno fatto 5 partite in 3 settimane, ci siamo un po' concentrati più che altro sui concetti tattici e sulle nostre giocate, piuttosto che fare degli allenamenti più intensi, perché il campo non lo permette. Rispetto al Gozzano magari c'è da migliorare qualcosa, non so, magari il giro palla un pelo più veloce? Ma il giro palla è stato veloce, io ho rivisto la partita. È normale che quando giochi contro il Siena, che ti lascia degli spazi, è più facile, tra virgolette, perché sì, loro hanno dei bravissimi palleggiatori, però vengono a giocare a viso aperto. Quando incontri squadre che giocano 11 dietro la linea della palla, anche in 10, hanno giocato 11 contro 10, non è facile. Noi abbiamo avuto la pazienza, soprattutto se vi andate a rivedere il gol che abbiamo fatto, c'era un po' di mugugno sugli spalti, però abbiamo avuto la pazienza e abbiamo trovato l'imbucata giusta. Non è facile, non è facile giocare. Io ho visto poi Napoli-Roma, la Roma sembrava il Gozzano, tra virgolette, alla fine la partita è finita 1-1, perché non è facile. Però dobbiamo, quando è così, ho detto ai ragazzi di non dare tanti punti di riferimento, cioè anche le punte possono venire a prendere palla, cercare di muovere le loro linee, perché altrimenti diventa, tra virgolette, un gioco prevedibile
È perché se giochiamo nelle posizioni, le loro squadre schierate hanno sia i punti di riferimento e sia il lavoro di intercetto. Mi ho detto di dare meno punti di riferimento e soprattutto cambiarsi anche ruolo, cioè per dare una diversità di palleggio, perché altrimenti diventa un po' leggermente prevedibile. Però ripeto, ci si lavora. Domenica scorsa è rimasto a riposo Panizzi, cioè stava bene, era in panchina, era solo per una scelta, per averla fatto tre partite di fila. Panizzi, io non parlo mai del singolo, Panizzi ha avuto un risentimento all'adduttore, quindi, perché secondo me meritava di giocare per le prestazioni che ha fatto in Sardegna, per dare anche concorrenza con Agostinone. Poi Agostinone secondo me è stato uno dei migliori in campo, ha determinato la partita con l'assist. Quindi ho la tranquillità che quando manca Panizzi, quando manca Agostinone, ho un giocatore, cioè lo stesso Fissore, quindi in quel ruolo sono tranquillissimo. Però adesso sta bene Panizzi? Sta ancora a recuperare, deve ancora recuperare dall'infiammazione all'adduttore, quindi non so se sarà della partita o se sarà a disposizione, se ne parleremo col dottore, però non è stata una scelta tecnica, pur rimanendo, ripeto, tranquillo perché c'era Pino, però è stata solamente precauzionale perché aveva un fastidio all'adduttore. Visto che non parla dei singoli, cos'è scattato in Badan che da tre partite è veramente un missile? Se voi vi ricordate, quando dopo la partita, se non mi sbaglio, di Coppa Italia, quando dissi che Badan non doveva giocare nel Prato, con tutto il rispetto del Prato è comunque una squadra che puntava solo sui giovani, sulla valorizzazione, ma è retrocessa, giocare ad Alessandria ha un peso diverso, è una piazza prestigiosa, quindi lui sentiva il peso 98 di giocare tra virgolette potenzialmente titolare all'inizio a livello caratteriale, l'ha subita questa. Adesso si sta liberando di tutte, diciamo, le ansie e si sta vedendo comunque un Badan in crescita, che se lui capisce e lavorandoci con i margini di crescita che ha, lui è un giocatore che potrebbe fare potenzialmente un gol a partita o una stessa partita. Perché lo ha dimostrato anche domenica, anche con l'Arzaghi nel palo, anche con l'Olbia. Quindi è un giocatore che riesce ad arrivare alla conclusione pur partendo da quinto, perché muscolarmente è un giocatore di un'altra categoria, deve crescere a livello caratteriale e dargli la giusta responsabilità.